Erano appena scoccate le 18 di mercoledì quando, secondo la tradizione secolare, il vescovo ausiliare emerito, Monsignor Ernesto Vecchi, ha impartito la benedizione con l'immagine della Madonna di San Luca. Il lancio dei palloncini da parte dei numerosi bambini presenti ha reso solenne e suggestivo questo momento nel quale, secondo la tradizione, la benedizione di Maria raggiunge i bolognesi ovunque si trovino nel mondo. E tra gli assenti c'era anche il cardinale Zuppi, trattenuto a Roma per i primi adempimenti dell'incarico di presidente della CEI, che ha seguito con discrezione la benedizione attraverso il cellulare. Il cardinale ha inviato un messaggio nel quale ha espresso il suo rammarico per l'impossibilità a essere presente in questo momento così solenne. Le parole del cardinale, lette da Monsignor Silvagni, sono state accolte con un applauso dalla piazza. Come nuovo presidente della Conferenza Episcopale Italiana. Era il momento speciale di questa settimana dedicato ai bambini. Sul sagrato era presente il piccolo coro Marielle Ventre e alcuni bambini hanno letto le invocazioni di preghiera davanti alla Madonna, pregando soprattutto per la pace. L'immagine ha poi attraversato il crescentone di piazza, passando in mezzo ai bambini, mentre un violento nubifragio si è abbattuto sul centro storico, giusto il tempo del passaggio della Madonna davanti a Palazzo Comunale, in Piazza Nettuno e in Via Indipendenza. E con un comunicato emesso subito dopo la notizia della nomina del cardinale Zuppi, la diocesi di Bologna ha espresso le proprie felicitazioni al cardinale. Siamo lieti di questa scelta, affermano i vicari generali, Monsignor Stefano Ottani e Monsignor Giovanni Silvagni, scelta che riconosce il valore della persona e l'esemplarità del suo ministero, in particolare la sintonia con il Magistero Pontificio. Ci sentiamo anche noi coinvolti, scrivono ancora i vicari, per facilitare il suo compito e per far coincidere le indicazioni nazionali con quelle diocesane. Già in passato un altro arcivescovo di Bologna era stato presidente della CEI. Dal 69 al 79, infatti, il cardinale Antonio Poma, allora arcivescovo della città, aveva guidato per due mandati la Conferenza Episcopale Italiana.